Via Settimio Mobilio, via Luigi Guercio, via Petrone, via Arce, via Diaz, corso Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Veneto sono stati alcuni dei punti pattugliati dalla Polizia Municipale con il nucleo guidato dal capitano Mario Elia, le guardie zoofile e la presenza anche di Salerno Pulita nella serata di ieri in un'operazione contro i predoni dei rifiuti. Diverse le persone sorprese a rovistare tra i pacchi dell'indifferenziato alla ricerca di materiale da rivendere. In strada anche l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, e l'amministratore unico di Salerno Pulita, Enzo Bennett. L'operazione arriva all'indomani dell'aggressione ad un dipendente di Salerno Pulita durante un tentativo di fermare una persona che rovistava tra i sacchi del non differenziabile, come avviene purtroppo costantemente la sera del giovedì. L'abbiamo fatto più volte nell'ultimo anno, ci siamo resi conto che era diventato di nuovo indispensabile, necessario fermare questi predoni dei rifiuti, sapendo che non è solo un problema dei rifiuti, mi è capitato già di dirlo, problema di sicurezza, perché questi signori che rovistano nei rifiuti gli altri giorni sicuramente faranno altro e sicuramente non faranno attività lecite. Quindi era necessario dare un segnale importante ancora una volta. Ringrazio la Polizia Municipale, ringrazio il capitano Elia che si è subito dimostrato pronto e ha risposto subito al nostro appello, insomma, di aiuto. Bisogna dare una risposta ai cittadini che devono sentirsi sicuramente in una città più decorosa, più pulita, ma anche più sicura.